Sulla prima facciata del disco di San Siro il reggae di Gullit non fa ballare il Torino. E siccome Virdis non riesce a inventare il gol della domenica, il Milan si ritrova con una delle prime linee meno prolifiche del campionato, 7 gol in tutto. Sull'altra facciata, quella granata, i famosi valzer dell'austriaco Polster non partono neppure. Così la musica resta sul disco e non la sente nessuno. Ancelotti e Massaro non ci sono, rientra Bortolazzi nel Milan, Sacchi è costretto a cambiare ancora, Radice invece schiera la stessa squadra per la settima volta. Il Milan comincia subito all'attacco, il Torino mette Corradini sulle piste di Gullit, Rossi su Virdis, mentre Ferri, Crippa e Comi presidiano il centrocampo. Pure in Oriente si accorgono di questo pasticcetto difensivo dei milanisti. Il Torino fa blocco e viene fuori dal bunker raramente, come in questa circostanza. Corre qualche pericolo, la squadra granata, qui è Filippo Galli a tentare di testa, ma si salva. Rossoneri più spigliati nella ripresa e Lorieri molto impegnato in alcune circostanze. La marcatura di Gullit è sempre attenta da parte dei difensori granata. Grosso pericolo per Lorieri che deve sventare sul colpo di testa del compagno Corradini. Il portiere granata, ammonito poi da Agnolin, ha uno sfogo di rabbia. Alla fine Radice dirà: Lorieri ha reagito un po' troppo, difatti l'abbiamo anche ripreso subito dopo la partita. L'arbitro aveva ragione, perché l'arbitro può decidere di considerare dei passaggi tra il portiere e il difensore come motivarli come perdita di tempo. Le acque comunque si placano, Polster che fa il terzino viene sostituito da Fuser, Maldini esce e gli saranno applicati 5 punti di sutura, mercoledì comunque giocherà. Il Milan va al tiro ancora con Baresi e alla fine Berggren regala a Giovanni Galli quest'ultimo brivido. A Gullit il Torino non è piaciuto. Ho visto Torino dopo partita e ridere perché hai fatto un punto. Non giocato bene, ma... In Olanda avrebbero pianto? No, in Olanda a tifosi, come si chiama? They are angry. In Olanda si sarebbero arrabbiati. Paese che vai, usanza che trovi. Già, a Barcellona noi ci saremo e voi